sono Francesca Durante. I am Interwoman. Con la mia famiglia ci siamo spostati spesso per via del lavoro di mio padre e quindi ho avuto modo di vedere tanti posti e tante realtà molto diverse anche tra loro e sicuramente mi hanno lasciato tanti bei ricordi, ecco. Penso a tutti gli allenamenti a cui i miei genitori mi hanno portata, tutta la strada che hanno fatto e comunque il fatto di non aver mai ostacolato il mio percorso nonostante ci siano stati dei momenti difficili. Il secondo infortunio alla spalla a livello psicologico è stato molto difficile da affrontare perché veniva in un momento in cui ero riuscita a conquistarmi uno spazio importante e quindi mi sono sentita un po' crollare il mondo addosso, però anche quel piccolo momento difficile mi ha aiutato a crescere tanto e quindi sono grata alla mia famiglia. Mio papà da piccola aveva portato me e mio fratello allo stadio. Mi ricordo benissimo le sensazioni di festa, di unione e di condivisione che quella partita mi aveva lasciato e da lì mi sono innamorata di questo sport. Già all'asilo mi ricordo che mia mamma diceva che io giocavo sempre con la palla. Sicuramente mi ricordo quando i miei genitori mi dissero che mi avevano iscritto alla scuola calcio e sono esplosa di gioia. Fino a 14 anni giocavo a calcio e a tennis e il weekend spesso le partite di calcio e di tennis si sovrapponevano e a fine anno avevo fatto tutte le partite di calcio e neanche un incontro di tennis e lì ho capito che il mio sport era il calcio. Il primo anno avevo 5 anni, quindi eravamo un po' dei bambini che rincorrevano la palla in campo, quindi non avevamo dei veri e propri ruoli. Mi è sempre piaciuto giocare con la palla e quindi è una cosa che mi sono un po' portata dietro da sempre. Sono una persona abbastanza introversa e riservata. Mi piace molto più ascoltare che parlare. È stato sicuramente gratificante per me e per tutte le persone che hanno creduto in me anche nei momenti di difficoltà. E l'anno scorso è stato un anno difficile, impegnativo, ma molte persone mi hanno aiutato e sono davvero grata per questo. Studio ingegneria elettronica, curriculum biomedico. Una passione che coltivo da anni, diciamo quella per lo studio. Mi è sempre piaciuto imparare e scoprire cose nuove e questa è una grande passione. Mi piace molto la musica, suono un po' la chitarra, anche se non sono molto brava, però sì, mi diverto. Sono Francesca Durante, I am Interwoman.